Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi. Accogliamo la buona notizia di questo Vangelo, che in realtà sembrerebbe essere non proprio così buona, perché ci consegna Gesù in un momento di giudizio severo nei confronti di quelle città, di quelle popolazioni in cui lui aveva seminato il bene, un bene spontaneo fatto attraverso l'incontro con le persone, con i loro bisogni, con le loro sofferenze, un bene che era stato guarigione, che era stato liberazione, che era stata consolazione. Ebbene, Gesù riconosce con una certa amarezza, ma soprattutto con il giudizio severo ma autentico di Dio, che non c'è stata conversione. C'è stato entusiasmo, c'è stato clamore, ma non c'è stata conversione. La conversione è, in fondo, lasciare che ciò che ci raggiunge, quel bene che ci tocca, possa cambiare il nostro cuore e renderci a nostra volta capaci di testimoniarlo. E allora Gesù sarà tornato in quelle città, avrà visto che in fondo ancora c'erano i poveri di prima, ancora c'era il modo di trattare e in qualche modo ricattare la vita gli uni degli altri di prima. Allora quello che Gesù aveva seminato come gesto di amore, gratuità, perdono, in fondo non aveva maturato un cambiamento di relazione e di rapporti. Anche noi in fondo rischiamo di essere così, anche noi siamo amati da Dio, anche noi siamo sanati da Dio, però anche noi rischiamo a volte di non testimoniarlo, di vivere, pensare, ragionare come tutti. E allora la nostra vita, pur abitata dalla grazia di Dio, rischia di essere a volte una vita che non testimonia l'amore che abbiamo ricevuto. Chiediamo al Signore di poterci convertire, soprattutto di poter far sì che il nostro cuore sia sanato da Lui per poter essere realmente un cuore che ama come Lui vuole. Il nostro fondatore così scrisse ai religiosi negli ultimi anni della sua vita: «Attendete dunque, carissimi, ad una perfetta mortificazione e abnegazione della vostra volontà e fate che risplenda nelle vostre azioni la virtù di Gesù Cristo». Fate che chi vi vede veda un vivo ritratto di Gesù Cristo e risplenda in voi, cioè nel vostro volto, nei vostri andamenti, nel vostro operare, la virtù di Gesù Cristo, perché tutti lodino la Divina Maestà nel sol vedere i figli della congregazione della Passione di Gesù e si convertano anche alla vostra solo vista i poveri peccatori.